Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Locatop, il noleggio di casa tua. Noleggio, vendita e formazione di piattaforme aeree, sollevatori, autogru e muletti. Anche coperture assicurative per cantiere e stradale. Assistenza tecnica diretta. Trova la sede più vicina a te su www.locatop.it. Al tuo servizio in regione e in tutta Italia. Locatop, il tuo partner ideale per lavori di successo. Buongiorno e ben ritrovati. Inaugurata questa mattina in fiera la Slow Wine Fair organizzata da Bologna Fiere e Sana con la direzione artistica di Slow Food. La manifestazione si concluderà martedì, 3 giorni dedicati al vino sostenibile. Per noi c'era Maria Elena Mele. Terza edizione dello Slow Wine Fair, un'edizione che cresce nei numeri, quella del 2024, sono rappresentati 27 paesi e tutta l'Italia qui negli stand della Fiera di Bologna. 1000 gli espositori e più di 500 dei quali rappresentati da cantine certificate biologiche e biomediche o in conversione. Numeri che sono stati anche spiegati nell'intervista dal presidente della Fiera di Bologna Calzolari, ma anche dalla presidente di Slow Food Italia. Questa fiera, come avete visto, sta crescendo in modo imponente perché ormai siamo sul migliaio di espositori, siamo partiti la prima edizione 3 anni fa con tra poco più di 300, quindi un ritmo di crescita importante, un appuntamento che si rivela di riferimento, insomma, per questa area di produttori di vino con sistemi biologici e comunque sostenibili. Insomma, è una sfida che avevamo deciso di cogliere insieme agli amici di Slow Food 2 anni fa e che ci sta dando tanta soddisfazione. Si conferma un evento internazionale di cui siamo molto felici, soprattutto in questo momento in cui c'è una grande attenzione al mondo dell'agricoltura e in particolare, voglio sottolineare, al mondo dell'agricoltura sostenibile. In effetti quest'anno qui, proprio alla Wine Fair, il settore vitivinicolo è molto presente con aziende sostenibili, biologiche o biodinamiche, e questo è un segnale importante. Siccome tra l'altro la viticoltura ovviamente ha una grande potenza sia in termini economici che di comunicazione, contiamo molto su di loro come nostri ambasciatori per un'agricoltura che sia redditizia ma anche sostenibile. Non potevamo non cominciare come omaggio al nostro Giuseppe Pilloni con uno stand molto particolare che offre dei vini molto intensi, sia bianchi che neri che rosati. Benvenuto in Sardegna. E grazie a Maria Elena Mele. Maria Elena Mele ha intervistato anche il presidente della regione, Stefano Bonaccini, che era questa mattina in fiera. Bonaccini ha parlato anche delle elezioni che si tengono oggi in Sardegna. Sentiamo. Senta presidente, entrando in questo stand, in padiglione, il primo stand che si vede è quello della Sardegna. Ha dei buoni auspici? Speriamo, speriamo, perché sarebbe un bellissimo segnale. Sarebbe un primo segnale dopo tanto tempo di sconfitte nelle regioni di ritorno alla vittoria, e sarebbe una prima crepa che eventualmente si apre nel centrodestra. Insomma, già il fatto che si possa contendere vuol dire che il vento sta cambiando e speriamo stasera, domani in realtà, di avere un risultato positivo. Stefano Bonaccini si è soffermato anche a commentare le parole utilizzate da Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, in merito ai fatti di Pisa. Sì, sì, ci vuole sempre proporzione nel garantire l'ordine pubblico. E io mi metto sempre dalla parte, dal punto di vista di chi deve garantirlo e della fatica che fa ogni giorno. Però ci vuole una proporzione, soprattutto sapere dov'è e come che bisogna proporzionare l'eventuale intervento. Mi pare che in questo caso, l'ha detto bene lei, il fatto che sia uscito il Presidente della Repubblica, ancora una volta si dimostra un gigante, significa che proprio non solo non ha funzionato qualcosa, ma è successo qualcosa che non deve più succedere. E a Castelmaggiore oggi i seggi aperti dalle 8 alle 20 per le primarie del Partito Democratico in vista delle elezioni amministrative. A sfidarsi saranno il vice sindaco Luca De Paoli e l'assessore all'istruzione Paolo Gurgone. A Dozzane Emilia si voterà invece domenica 3 marzo dalle 8 alle 20 con un anticipo a sabato 2 marzo
per le frazioni di Mercatale dalle ore 8 alle 12 e Ponte Rizzoli dalle 14 alle 18. A correre saranno il sindaco Luca Lelli e la sua vice sindaco Mariangela Corrado. Sentiamo Luca Lelli. Senta, lei si ricandida a sindaco di Ozzano perché c'è stata la possibilità del terzo mandato e ha deciso di sottoporsi alle primarie. Sì, c'è stata questa novità inaspettata, anche se se ne parlava da metà di dicembre, poi il decreto è appunto del 25 gennaio, quindi cosa molto recente, e questo decreto permette nei comuni fino a 15.000 abitanti di fare tre mandati consecutivi, non più due come prima, quindi si è aperta per me la possibilità di ricandidarmi. Ovviamente era già partito il percorso per l'individuazione del candidato, perché di fatto manca poco alle elezioni, e quindi insomma si è creata una situazione del tutto particolare che ci porta sabato 2 e domenica 3 marzo alle elezioni primarie per il sindaco, prima volta per il centro-sinistra d'Ozzano. Quali sono i prossimi obiettivi se sarà rieletto? Beh, abbiamo alcune cose importanti da finire, come la scuola media, che appunto lo dico sempre, non è solo scuola, perché è, insomma, oltre all'edificio scolastico c'è una palestra e c'è un auditorium, che è una cosa che era tanto tanto richiesta dalla nostra cittadinanza, e quindi ci sarà da finire quei lavori e poi da popolare quegli edifici. In particolare l'auditorium sarà un'esperienza nuova. Le realtà culturali per popolarlo ci sono, però dovremmo fare un bel percorso insieme. E poi c'è tanto altro, ci sono infrastrutture, c'è la circonvallazione che tanto che aspetta, c'è la Complanare e il casello di Ponte Rizzoli, dei quali finalmente sono partiti i lavori, vorrei anche finalmente vederli conclusi. Promuovere lo sport all'interno degli agriturismi della regione, quanto prevede un nuovo progetto del CONI, sentiamo di cosa si tratta. Parliamo di agriturismi, ci spiega qual è la vostra ultima proposta? Sì, abbiamo presentato recentemente un bando affinché gli agriturismi dell'Emilia Romagna possano partecipare a un bando per cui diventano, oltre a un luogo dove si mangia, si beve, si sta bene, ci si tranquillizza, si può fare della pratica sportiva. In questo senso ogni agriturismo potrà cercare una propria via sportiva, chi il tiro con l'arco, chi il gioco con le bocce, chi la mountain bike, cioè tutta un'attività per creare così un circuito più ampio e con delle scelte mirate. Mangio, sto bene, ma faccio anche qualche attività sportiva con la scusa che bruci grassi. È morto venerdì a Bologna a 63 anni Gilberto Sacrati, imprenditore ed ex patron della Fortitudo Basket dal 2007 al 2012, poi portata al fallimento, attualmente era in detenzione domiciliare in seguito alle condanne e processi sul crack delle sue società. Sfumato il progetto del Parco delle Stelle, un investimento in zona CAB, fallirono infatti la Fortitudo e la società immobiliare Ripresa. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato che sarà proibito l'uso degli smartphone e anche dei tablet nelle scuole elementari e medie. Sono d'accordo, anche nelle famiglie ha un impatto negativo, afferma ai nostri microfoni Federica Benassi, consulor sistemico familiare. Cellulari e tablet vietati nelle scuole elementari e medie, c'è stata la stretta di Valditara nelle famiglie che impattano i cellulari. Io sono completamente d'accordo che venga vietato il cellulare a scuola, nelle famiglie ha un impatto veramente negativo, sai perché? Perché si inizia intanto troppo presto, cioè si dà, si dona, si regala il cellulare ai bambini già dalle elementari, ma la cosa più terribile è che se lo si lascia in mano, nella gestione completa e totale, in mano dei bambini, cioè il genitore intanto dal mio punto di vista dovrebbe veramente darlo più avanti possibile, e nello stesso tempo appena viene dato al figlio, al proprio figlio, il genitore lo deve dare per poco tempo, deve mettersi in testa che è lui il proprietario del telefono, non il figlio, perché dandolo, concedendolo per tanto tempo, crea un precedente e ovviamente il figlio è completamente, diventa dipendente e chiede sempre di più di stare al telefono, per cui l'età è troppo bassa, non si può dare il telefono a un bambino di 8 anni, ma qui poi voglio anche dire, cioè, apriamo un'altra parentesi, i genitori quanto stanno al telefono? Per lo sport, la pilota bolognese Rebecca Busi, dopo aver partecipato alla Dakar, si prepara ad affrontare una nuova sfida, la Abu Dhabi Desert Challenge, che inizia proprio oggi. Sentiamo.
Cambio di itinerario ma non di marcia, è un inizio d'anno impegnativo quello di Rebecca Busi che dopo aver partecipato alla Dakar si appresta ad affrontare per la prima volta nella sua carriera e al volante della sua Maverick le dune del più grande oceano di sabbia del mondo. La pilota di Camugnano infatti ha deciso di partecipare alla 33esima edizione della Abu Dhabi Desert Challenge, una storica competizione fondata nel 1991 da Mohamed Ben Sulayem, ex pilota e oggi presidente della FIA. Dal 25 febbraio al 2 marzo Rebecca Busi sarà dunque impegnata nella seconda tappa del World Rally Raid Championship, 5 le giornate di stage che prenderanno il via da Al Dannan per concludersi ad Abu Dhabi. Si tratta della mia prima partecipazione, dice Rebecca, e non so esattamente cosa aspettarmi, tranne il fatto che saranno stage particolarmente impegnativi di sole, dune e deserto. Le temperature elevate rappresenteranno un'ulteriore sfida, in questo senso è stata importante la preparazione che Rebecca Busi ha svolto in Cile. Ci siamo concentrati ovviamente sulla guida delle dune alla ricerca del giusto flow, conclude Rebecca. Al sole c'è stata la quarta edizione di Summer in Italy, la sfilata delle collezioni primavera-estate 2024 di una selezione di brand pronto moda del Center Gross. Teatro tutto esaurito per la sfilata Summer in Italy, presentazione delle collezioni primavera-estate 2024 di 7 brand di Center Gross, il più grande e importante polo europeo del pronto moda made in Italy. Angela Mele Milano, G. Santucci, GB4, Keira Alberto, Cacciari, Rinascimento, Sofia Curvi, Souvenir. Un evento che anche questa volta ha portato grandi novità, attraverso la creazione di tre momenti. La sfilata collettiva, preceduta da un incontro sul virtuoso modello di business del pronto moda bolognese, il tour guidato e per la prima volta la sfilata, secondando la grande richiesta di partecipazione della città, ha destinato un buon numero di posti al pubblico di non addetti ai lavori appassionati di moda. Con grande orgoglio stiamo dimostrando a istituzioni, buyer, stampa e a tutta la platea a cui ci rivolgiamo che il pronto moda realizzato dalle aziende di Center Gross è un modello di assoluta eccellenza, un tassello molto importante del nostro Made in Italy, ha affermato il presidente Piero Scandellari. La valorizzazione e la promozione a tutti i livelli è un asset fondamentale della nostra strategia e momenti come la sfilata e i tour per far conoscere il distretto e toccare con mano le realtà delle centinaia di aziende che qui operano e le occasioni di incontro e riflessioni come il convegno sono fondamentali per garantire crescita e riconoscibilità del nostro sistema. Per questo le produzioni Center Gross del Pronto Moda, per tutte le peculiarità che rappresentano, avranno presto anche un marchio di riconoscibilità che faremo valere in giro per il mondo, che si aggiungerà al Made in Italy, ha sottolineato il presidente di Center Gross, Piero Scandellari. Bologna vorremmo che diventasse un terzo punto di riferimento della moda italiana dopo le eccellenze di Milano e Firenze. Abbiamo un modello nostro, crediamo che anche per volumi, per fatturati, sia un modello importante che potrebbe portare Bologna veramente ad essere una nuova città della moda, oltre ad essere già una città per tante altre eccellenze, anche la moda avrà la sua dignità e la sua importanza sul nostro territorio. Ed è tutto con questa edizione, grazie per essere stati con noi, a tutti una buona giornata e una buona domenica, arrivederci. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.